Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati. Oggi ci trucchiamo ancora una volta insieme e direi di iniziare subito. Sul mio viso ho solo la skincare fatta circa un'oretta fa, ravvivata in termini di idratazione con un primer di Nabla e parlo di lui, Angel Aura, disponibile solo in questa colorazione tra virgolette perché appare leggermente pescato, ma poi una volta distribuito e sfumato sul viso il colore si perde totalmente e regala solo idratazione e una bella luminosità diffusa. È anche leggermente aggrappante per i prodotti che vengono dopo, senza essere però appiccicoso, e quindi dovrebbe anche prolungare la durata della base, migliorare la performance della base nel corso delle ore. È un prodotto che devo ancora studiare bene prima di strapparmi i capelli, nel senso che non mi dispiace. Però per adesso lo sto provando in combo con il fondotinta di NARS, il Light Perfecting, che adesso applichiamo insieme, che ha una copertura media e devo dire che un po' mi fa perdere la luminosità di Angel Aura, quindi va un po' a coprirla, com'è normale che sia, però speravo che riuscisse ad emergere maggiormente. Forse devo provare a mixarli, forse si può provare ad utilizzare anche Angel Aura sopra, leggermente sopra il fondotinta, non lo so, sono tutti esperimenti che devo fare. È un prodotto ben recensito. Questo primer pare che si sposi bene con tanti fondotinta diversi, con tante formule diverse, e quindi anch'io farò i miei esperimenti. A questo punto, ecco, non ho registrato il passaggio di Angel Aura perché è venuta a salutarmi mia figlia, quindi ho interrotto e riprendo dal secondo passaggio, che è quello appunto del fondotinta di NARS. Lo shakero, lo sento proprio con l'orecchio che è bello liquido, e questo lo metto sulla mano, faccio qualche pump sulla mano e con la mia spugnettina inizio a distribuirlo sul viso. Questo è l'effetto, è un prodotto dalla coprenza media, direi anche stratificabile, e possiamo stratificarlo, la formula ce lo permette perché è veramente molto sottile. L'effetto è demi-matte, un aggettivo che viene utilizzato molto ultimamente. Direi che non è opaco, non fa un effetto eccessivamente asciutto, però non è neanche un effetto glow. E infatti mi stupisco, tornando al discorso di prima, di perdere un po' la luminosità che avevo creato con Angel Aura. Ma forse dalla camera vedo più luminosità di quanta poi io non ne veda nel mio specchiettino. A volte devo dire che anche nel mio specchiettino mi vedo in un modo, poi quando scendo, vado nell'altro bagno, c'è un'altra luce, mi sembra tutto migliore e migliorato. Quindi forse è il mio specchiettino o è questa zona con la luce artificiale puntata che mi offre un punto di vista particolare. Ormai ho utilizzato tante volte questo prodotto e mi sento di confermare quelle che sono state anche le mie prime impressioni. Quindi un prodotto piacevole, sfruttabile sia per la vita di tutti i giorni perché è anche molto facile da dare, ma anche in occasioni un po' più importanti. Infatti stasera ho una cena di lavoro ed ho voglia di prepararmi con un po' di calma, quindi ho scelto anche un prodotto che avesse una copertura media e non proprio una skin tint super soft. Però non mi ha rubato il cuore perché non mi dice niente, cioè non brilla per originalità. Mi sembra un fondotinta qualsiasi. Forse, ecco, io preferisco un effetto un po' più glow. Quindi sì, lavora bene, non posso, ecco, appuntargli nulla, ma non mi ha stupito.
Passiamo al contorno occhi. Non so se questo passaggio è poi così sensato, ma dato che questo prodotto di Nivea, il 3 in 1 Eye Care Cushion addizionato con Q10, è un po' scuro per me, ve l'ho detto in altre occasioni, la colorazione light è decisamente scura e pescata. Ecco, mi aggrappo al fatto che sia pescata e sto cercando di sfruttarlo come cromo correzione prima del concealer. Ora, io non ho bisogno strettamente di fare un doppio passaggio sul contorno occhi perché non ho un'occhiaia cromaticamente segnata, al massimo sono segnata in termini di volumi, cioè soprattutto da questa parte proprio quasi un taglio, o almeno io me lo vedo così, poi non è una cosa, non è un solco per fortuna, però ecco, non so come sfruttarlo perché diventa veramente complicato anche in estate per me sfruttare questa colorazione, quindi sto cercando di utilizzarla così. È comunque un prodotto molto leggero, cioè con una copertura molto bassa, adesso lo vedete concentrato, ma sfumandolo lo perderò quasi completamente. E quindi ecco, grandi danni non ne fa, al massimo non funziona, particolarmente questo effetto cromo correttivo che effettivamente faccio solo quando ho tempo, ma meglio di niente. Sempre con la Beautopsy Palette di Indash, che è ridotta veramente malissimo. Un giorno mi devo mettere e ripulirla, metterci un po' le mani con lo scotch, cercare di sollevare i punti dove si è un po', scusate, ho mosso tutta la ring light e il piedistallo con il piede, dove si è un po'. Sapete quando gli ombretti fanno quella patina? Ecco, sono delle polveri molto pressate e secondo me anche delicate da usare solo con pennelli, assolutamente non con la blender. Io invece ho questa abitudine, infatti, un po' sono andata a rovinarle. E ricordo che Indash, quando era uscita questa palette, sconsigliava anche solo di swatcharla, e adesso capisco insomma quello che intendeva. In realtà lo swatch con la mano pulita e non grassa, ingrassata con altri prodotti o sudata, non so, non fa nulla, però sì, sono delle polveri molto pressate che risentono, ecco, di come vengono utilizzate parecchio, molto più di altre. Sto andando sempre con il mio buchino qui, che è il mio colore perfetto di sopracciglia, e anche un pelo del grigiastro, a ridisegnare le sopracciglia con un pennellino di Freyara. Con questa parte riesco a raffreddare un po' il colore. È più veloce farlo con una matita, sì. Però è vero anche che io le matite per le sopracciglia le finisco veramente molto velocemente e alla fine questa palette mi torna comoda, cioè l'effetto finale mi piace, è solo un passaggio leggermente più lungo, ma a periodi alterni riprendo a farle così. Mi risparmio un po' di matite per le sopracciglia, l'effetto mi piace molto. Devo dire che mi diverte anche molto crearle. Semplicemente, insomma, a volte non si ha poi troppo tempo, ma adesso è perché sto anche chiacchierando con voi, altrimenti non ci metto poi così tanto. E invece sul contorno occhi, come avete visto, ho lasciato in posa il correttore, così magari un briciolo di coprenza in più ce lo dà. Alcuni correttori, se li lasciate in posa così, ottenete un effetto tremendo perché vanno a inaridire la pelle sotto, invece altri si comportano benissimo, anzi riescono in qualche modo a assestarsi, aggrapparsi e poi li sfumate, ma la coprenza resta un po' più alta e ecco, si fondono ancora meglio con la pelle. E in generale, di solito sono proprio i correttori, scusate, che io preferisco, quelli che comunque restano un po' più idratanti, un po' più elastici. Di solito il passaggio delle sopracciglia ve lo taglio, invece adesso stiamo chiacchierando e pazienza. Ok, io direi che le abbiamo terminate. Vedete che l'effetto è comunque un effetto sfumato, discreto. Vabbè, poi io chiaramente sono scura di capelli, quindi anche le sopracciglia sono molto d'impatto, ma l'effetto dal vivo, a parte il fatto che ho il pelo scuro, è molto naturale. Vado a sfumare sempre con la blender con piccoli
tocchi e anche non troppo decisi, cioè vado giusto a toccarlo e a sfiorarlo perché non voglio che la blender ne mangi troppo, non voglio smuoverlo troppo dal posto perché non mi serve portare il pescato nella parte più esterna, mi serve mantenerlo qui dove non sono bluastra, al massimo sono un po' grigiastra. Vedete che poi in realtà sfumandolo si perde anche questo tono che inizialmente sembrava un po' scuro, però ecco, da solo, proprio da solo, è un po' troppo blando per me, quindi preferisco utilizzarlo così. Ho il naso super screpolato perché, come si può ben vedere, ho avuto chiamarlo brufolo e fargli un complimento, cioè ho avuto veramente un'infiammazione di quelle sottopelle che poi non sfocia in una reale imperfezione a mo' di brufolo, resta sottopelle e fa malissimo. Adesso finalmente si sta sfiammando, ma come vedete sono ancora parecchio rossa e sfiammandosi si sta anche seccando tutta la zona. Infatti ho dovuto fare uno scrub prima di fare questo trucco perché altrimenti sapevo già che avrei ottenuto un effetto brutto sul naso e devo dire che ancora vedo la pelle che si sta staccando, però insomma, faccio quello che posso, questa faccia ho da portare in giro stasera e questa mi porto. Radiant Creamy Concealer di NARS e lo vado appunto a dare sempre nella zona contorno occhi. Devo dire che questo correttore mi sta piacendo, è sufficientemente elastico, mi si è attorcigliata la lingua. E coprente, quindi devo dire sì, mi sta piacendo. Non so dirvi, non il mio preferito forse, ma io comunque con i correttori devo avere una conoscenza più approfondita, cioè mi rendo conto che li apprezzo man mano nel tempo, nelle situazioni più diverse, faccio le mie prove, capisco se vanno settati, se non vanno settati, cioè alla fine quando io lo sto finendo capisco se quel correttore mi mancherà o se non vedo l'ora di togliermelo di torno. Anche questo lo lascio stare un po' così e colgo l'occasione di questa attesa per andare. Non so perché io shakerò anche il primer di Mulac per andare a mettere il Fix the Chaos, il primer di Mulac sulla palpebra. Lo metto un pochettino così e poi vado a sfumarlo. Non mi sono preparata un pennello per questa cosa. Di solito è un passaggio che faccio col pennello e sfumiamolo con il dito. Così poi do il tempo al primer di asciugarsi mentre torno sul correttore e sfumo quello. Poi adesso sono vestita così con una t-shirt proprio senza pretese, molto basica, bianca. Ma dopo andrò ovviamente a cambiarmi e indosserò un abito nero, un abito blazer. Avete presente quelli fatti a giacca che però arrivano un po' più lunghi con la cinturina in vita, i bottoni simili, il doppio petto e basta. Ecco, insomma, quello sarà l'abito che indosserò. Quindi ho avuto un attimo la voglia di fare una base super pulita, una righina di eyeliner, tanto mascara e un rossettazzo rosso, perché io di solito in queste occasioni me la cavo proprio così. Però vi devo dire la verità, non ero sicura, non lo so perché poi comunque mangiamo. Vabbè, sarebbe stato un look sicuramente più veloce da realizzare perché impegno zero, quando non devo praticamente usare ombretti sugli occhi, però fa niente, colgo l'occasione per stare un po' con voi e per sperimentare un po', per tirar fuori una palette che penso sia la mia preferita, quella che utilizziamo oggi. Speriamo che oggi possa confermare il mio amore per lei. Ok, quindi ho sfumato il concealer e anche il primer. Sto litigando con le ciglia, come vedete, di un occhio e il primer sopra. Questo è l'effetto. Ah, ecco. Come nell'altro video che rischiavo di dimenticarmi di sfumare il correttore anche sul brufolo, per fortuna l'ho notato.
voilà, sfumato. Ecco, lui sta guarendo. Non lo so perché mi stanno prendendo d'assalto i brufoli ultimamente. Allora, per quanto riguarda il contorno occhi, io vado subito a fissarlo con un fissante spray e questo è quello di Mulac. Io lo ripeto ogni volta, lo vedete in questo pack, ma semplicemente perché mi è caduto. Io chiedo scusa a chi sentirà questa zuppa tutte le volte, ma non tutti guardano tutti i video ed è giusto che sia così. E quindi uno può dire: ma che primer è questo di Mulac? Mi è caduto, si è sfracellato e quindi lo ho travasato quel poco che sono riuscita a salvare in quel boccettino. Lo vado già a settare così, di modo che non si muova più e mi allungo in realtà in un settaggio selvaggio di tutta la base. Ormai per me i fixing spray sono le nuove ciprie. Io non uso più cipria praticamente, questo è un problema perché ne ho diverse da smaltire e in particolare ne ho due mi sembra, spero non di più, in polvere libera. Peggio ancora, cioè quelle in polvere libera proprio non riesco ad usarle, non le ho mai amate particolarmente. No, scusate, ho una ciglia che mi va dentro e mi sta facendo arrossare l'occhio. Io fingo indifferenza, ma in realtà mi sto ciecando. Ok. E a tal proposito me ne sono portata una delle due, una è quella di Astra, in polvere di riso e una è questa di Shiseido, in particolare si chiama Synchro Skin Invisible Skin Loose Powder nella versione Radiant. Questa è una cipria che ama molto Giulia Sinisi e io ho preso proprio invogliata dalla sua recensione. Peccato che su di me non mi faccia impazzire, non lo so, cioè secondo me è proprio la tipologia prodotto che non è adatta a me e l'ho capito chiaramente man mano acquistando anche questa. Però siamo qui e ogni tanto è giusto anche riprovare i prodotti, quindi ha questa specie di elastico. Avete presente gli elastici dove saltano i bambini? Ecco. Comunque il prodotto è sotto e voi lo prelevate, adesso penso che si veda la polvere che si è agitata e si preleva in questo modo. Ora io lo scarico anche un pochino sulla mano e lo metto nella zona del contorno occhi. Io vedo anche Andrea Lee che usa queste ciprie in polvere libera, gente che fa baking ancora da anni, che proprio lascia la polvere in posa qualche secondo, minuto e poi la rimuove. Io invece, se uso questi prodotti, mi segno inevitabilmente. Infatti, vedo già il contorno occhi un po' più cipriato, cioè non c'è niente da aggiungere, cipriato è la parola giusta. No, io non penso che siano i miei prodotti, no, cioè rischio sempre un effetto pelle vecchia, pelle troppo asciutta. Non lo so. Meglio, perché per carità se non devo usare la cipria è un passaggio risparmiato. Però non lo so, a volte mi piace anche l'effetto che si ottiene, aumenta la coprenza, va a creare questa zona bella piallata, eppure non è il mio. Infatti in questo momento ho rimesso un po' di fixing spray per togliere l'effetto polveroso e vi dico onestamente la chiuderei qui perché temo di fare disastri e non è il giorno in cui ho voglia di averne. E quindi niente, piccola parentesi sulle polveri libere, la lascerei assolutamente così. Bene, a questo punto proviamo un prodotto nuovo, nuovo sul mercato no assolutamente, ma nuovo per me, che è il So Taupe, famosissimo, degli Sweet Cheeks di NYX, che sono dei blush matte, che poi esistono anche nella versione glow,
Ma questo è famosissimo per essere apprezzato come prodotto da contour delle pelli chiare, come me, che hanno sempre difficoltà a trovare dei prodotti neutro freddi. Ora, visto così, sembra davvero scurissimo. Io ora ho le dita un po' zozze, ma se lo swatchate vi rendete presto conto che è veramente una colorazione spaziale e oltretutto, secondo me, è delicatissima. Ma vediamolo sul viso, perché abbiamo qui un viso che non vede l'ora di indossarlo, quindi non ha senso fare tanti swatch, anche perché lo swatch di un bronzer lascia il tempo che trova, onestamente, perché poi il prodotto non va visto saturo, ma va visto sfumato. E quindi con questo bel pennello di una vecchia collezione, la Sicilian Nudes, che ha già perso un pelo sul mio viso, andiamo ad utilizzarlo. Vedete che l'effetto, nonostante alzi molta polvere in cialda, infatti io per sicurezza lo sto anche scaricando, l'effetto sul viso è molto delicato, cioè va a segnare perché comunque sta facendo un'ombra, ma non è assolutamente eccessiva. Mi spingo anche un po' in avanti. Devo dire che mi piace. Ha un non so che anche di rossastro sulla mia pelle, ma non è un mistero che la mia pelle riesca a tirar fuori colori che non esistono, perché in cialda non esiste assolutamente. Vado un po' a ripulire. L'effetto è matte, ovviamente, e è super setoso. Sì, bello, molto bello. L'effetto mi piace molto, l'ho anche caricato un po', ma è un trucco serale e poi sono sempre in tempo comunque andare a smorzarlo un po'. L'unica cosa che posso dire è che spolvera tanto in cialda e per me non è un problema se non fosse che rischiate veramente di sporcare la zona dove vi state truccando, cioè per tanto intendo tanto. Ecco, però prodotto low cost, difficile da reperire. Io l'ho preso su Zalando lo trovate. Ecco, devo dire che sono contenta, cioè tante volte spendiamo tanti di quei soldi e poi alla fine la colorazione non è comunque adeguata. Io parlo per me che ho sempre difficoltà con i bronzer e invece dietro l'angolo ci sono comunque dei prodotti assolutamente performanti e molto abbordabili. Ok, a questo punto direi di dedicarci agli occhi. Creo la struttura con Cupid Sorrow di Nabla, questo è nella colorazione 7. Mi aiuto con un pennellino di Freyara. Ho scoperto che mi trovo molto bene con questi piccolini a lingua di gatto che comunque hanno la punta per iniziare a creare la linea oltre cui non, come ho detto in un altro video, cioè questa linea sarà quella che delimiterà le mie polveri. Non voglio scendere sotto lei, quindi vado a creare una sorta di eyeliner sfumato che poi comunque riprenderò. Mi serve per capire dove arrivare. Anarchy Glam di Mulac e inizio con Blend, un colore meraviglioso per creare la transizione che vagamente avevo già creato con il prodotto di NYX, però adesso vado un po' a strutturare meglio. Wood, l'unico scuro neutro della palette, perché poi dall'altra parte abbiamo qualcosa di più rossastro e con Wood sto nell'angolo esterno. Questo pennello di Kiko è pessimo, ma è quello che mi merito perché ho la maggior parte dei pennelli bagnati perché oggi ho fatto veramente un lavaggio di massa.
che ne avevo tanti da lavare, quindi mi trucco con quello che resta. E sempre con blend sto andando a sfumare wood. Vado con bronze, con il dito stavolta, nell'angolo esterno, sopra in parte a quello che ho creato con wood. Amo. Poi vado con I don't care nella parte invece più interna. La formula è completamente diversa. I don't care sembra quasi essere un topper o comunque uno shimmer molto più scarico. E lo porto in sovrapposizione con bronze e soprattutto qui dove si congiungono i due colori in centro vado con hologram. Che dà tra l'altro un accento celeste. Risfumo i contorni con blend. E ripasso l'eyeliner con il Cupizzerro, ma vado a prendere il numero 2, che invece è un marrone meno melanzana, è proprio un marrone neutro. Ogni tanto vedo un glitter che vola, ma per fortuna non ne ho sul contorno occhi e sulla base in generale, quindi vado a riprendere qui l'attaccatura delle ciglia. Nella parte più vicina alle ciglia vado direttamente con la matita stessa. E invece nella parte esterna sfumo col pennello. Collego anche la parte inferiore con blend, quindi vado a dare una leggera ombreggiatura. Ma non fino in fondo, la parte esterna deve restare pulita sotto la riga che abbiamo tracciato. Deve, nelle mie teorie, perché io non sono makeup artist, però ho un modo in cui mi piace vedermi e quindi cerco di fare come preferisco. E nella parte invece interna dell'occhio vado a dare una matita burro, questa è di Kiko. Crayon 01, non so, esisterà ancora questa matita. Però vedete che bella scrivente, a me piace. E questa matita la metto anche nell'angolo interno dell'occhio. Per creare un punto, diciamo, luce ma matte in questo caso. E poi andrò a riprenderlo con l'illuminante perché lo shimmer che arriva lì è un po' deboluccio. Vado a ripulire la parte sotto con il correttore. E vedete che do un taglio ancora più forte al look. Temo di non aver registrato la parte in cui indosso il Climax Eyeliner di NARS. Non mi risulta nelle clip, poi magari la recupero. E metto il Telescopic mascara. Lucido
Look Occhi terminato, devo dire che questa palette mi piace sempre molto, ma mi trovo a confermare quanto detto anche in passato, e cioè che matte perfetti, shimmer mi trovo meglio con le tonalità un po' più scure, mentre le tre in cima più chiare, più topper, sono un po' secchine. Hanno bisogno di un po' di accortezze, non rendono in maniera particolare, ma quello che mi piace è che questa palette riesce a tirar fuori look sempre eleganti e sofisticati. Ora, questo è caricato con eyeliner, con insomma, è piuttosto grafico, ma se noi guardiamo la palpebra in sé, resta delicata. Ok, direi di fare le labbra. E le guance, sì, e poi darò un po' di illuminante perché la base matte io cioè, mi vedo troppo. Non è eccessivamente opaca, ma io preferisco vedermi un po' più tridimensionale, mi dà un effetto più fresco e più giovane, secondo me, al viso. Allora, per quanto riguarda le labbra, non posso fare altro che utilizzare sempre la Lip Shaper 1 di Nabla. Una matita che veramente uso per tutto, anche per i rossi. E come rossetto voglio utilizzare ancora una volta lui di Givenchy, è il Rouge, la linea Le Rouge Sheer Velvet 10. Beige nude. Ora metto lui, poi vediamo perché mangiando, bevendo, sicuramente mi porterò dietro un gloss, magari proprio quello di Givenchy che amo. Mamma mia, quanto è bello questo rossetto. È una carezza sulle labbra. Come preannunciato, ho bisogno di un po' di luminosità e uso sempre lui, interminabile, Dolce Leave Highlighter Cushion di Kiko. Vado a tamponarlo qui fino a quella linea che determina tutto il nostro look. Per quanto riguarda le guance, utilizzo lei, la Rising Star Palette di NARS, delle colorazioni meravigliose, anzi devo dire che sono proprio le colorazioni che mi spingono a sceglierla, perché la texture non è particolare, è sicuramente sottile, modulabile, un effetto matte ma non eccessivamente opaco, anche qui siamo sempre sul tridimensionale ma non glow, anche se poi c'è una cialda un po' più luminosa ed eventualmente possiamo mixarle. Allora, cosa utilizziamo? Io starei su qualcosa di abbastanza acceso perché il make-up è tutto un tono un po' spento, secondo me. Quindi, ma non saprei. Vado magari con una di queste due, forse questa, sì, questa. Al massimo poi la mixo con quella accanto se voglio accenderla ancora un po'. Sembra quasi di non prelevare il prodotto. Ed effettivamente. Ok, eccolo qui, il colore è uscito. Sì, secondo me ci sta. I capelli sembrano tutti arruffati, ma in realtà li ho tirati con la Steampod, quindi devo solo scioglierli. Ora con questo make-up importante in t-shirt bianca stono un po', ma ovviamente tutto va contestualizzato con un abito da sera. Ho le mani lerce di swatch, di correttore, di eyeliner scoppiati, quindi cerco di stare delicata sui capelli che hanno bisogno di una pettinata, ma sono in piega, so che non sembra, ma sono in piega. E boh, questo è il look. Sì, forse è un po' spento, cioè considerato che sono anche vestita di nero, siamo un po' spenti.
però devo dire molto bello. Tutta la luminosità che vedete è perché ho settato ancora con il prodotto di Mulac, per riprendere, ravvivare, ammorbidire il fondo. Cosa non mi piace? Non mi piace il naso, ma purtroppo non è colpa di nessuno, neanche mia, nel senso che sta guarendo quell'infiammazione e quindi ho della pelle morta, cioè si vede che sono screpolata, io ho scrabbato anche, però questo è il corso che deve fare. Per il resto devo dire che sono soddisfatta. Cosa ne dite? Il rossetto è veramente molto molto bello, molto riempitivo, molto setoso, è veramente un prodotto che mi sta piacendo tanto e forse ancora di più mi sta piacendo il gloss sempre di Givenchy che stasera mi porterò dietro. Spero che vi abbia fatto piacere stare in mia compagnia, noi come sempre ci sentiamo nei commenti e ci vediamo al prossimo video se vi va.